Maui, oggi quali manifesti hai portato? E oggi sono sempre dei manifesti, uno per Sfottò della Juve, perché questo qua, vedi. Un applauso, grazie! Mi piace, sì! Non si paga l'applauso! Dai, siamo a Montevergine, siamo qui! Sì. Sembra che siamo a Lourdes, a Montevergine, da Padre Pio, tutto in silenzio! Ragazzi, forza Napoli! Forza! Forza! E poi un altro. Un po' di calore a questi ragazzi! E poi un altro dei riflessi, sempre per spronare un po' la società, il presidente. Perché noi siamo in attesa. Io sento e vedo dai giornali che, appunto, stando qua non lo so, ma la Roma continua a comprare. Noi continuiamo a sperare. Cioè, a chi si punta? Cioè, il 19 abbiamo una partita importantissima. E certo, voglio dire una cosa, non è che andiamo a giocare con la squadretta, con i Ferialpi, oppure con l'Alzano, oppure qualche altra squadretta piccolina. Qua ci sta, possiamo, non sia mai riprendere un Atletico Bilbao, ci sta il Feyenoord, ci sta il Grasshopper, il Lille, il Copenaghen, ci sta lo stesso, o prendi lo Zenit o l'Atletico Bilbao, oppure c'è il Panathinaikos. Cioè, ragazzi, qua sono squadre abbastanza, come dice il presidente, cazzute. Cioè, qua ce la prendiamo la leggera. Se certo, se la Champions League non è importante, pensiamo al campionato, io sono d'accordissimo, non ci sono problemi. Però ha quasi segnato in Napoli, tanto tirano a destra, tirano a sinistra, mi sembra un Napoli, perfetto. Dimmi, non lo so. Quindi quali sono i nomi che tu vorresti al Napoli per fare quel salto di qualità? Ma io, appunto, il discorso nomi io non li faccio, lo sai perché? Uno, non voglio sbilanciarmi più di tanto perché ci sono gli addetti. Io vorrei dei giocatori in effetti più maturi, più esperti, cioè con la voglia di vincere. Io non voglio per esempio un giocatore da 100 milioni di euro perché so che non sono alla nostra portata e poi è pure sbagliato. Io voglio semplicemente uno o due giocatori che ti fanno fare il salto di qualità, che fanno crescere i giocatori che abbiamo adesso. Perché poi stiamo partecipando, sì, ringraziamo De Laurentiis, però sempre secondo, terzo, quarto, cioè, ormai proviamoci, un anno che andiamo pure fuori budget, fuori in effetti con i soldi, io penso mica che falliamo in Napoli, non fallisce, se una società in effetti in working progress, è una delle società migliori del mondo, sta col bacino di utenza che segue sempre, che incassa sempre, è sempre in attivo. Un anno che esce fuori, penso non succede niente, poi non lo so, parlano altre persone più competenti di me, però noi tifosi, ecco, io do la voce, non ho più voce perché a cantare sempre, a urlare, tacciamo tutti quanti i soldi, ecco. Cerchiamo solo che un anno, proviamoci, poi non succede, io ti ripeto, non succede niente. E come dicono che a Napoli hanno messo dei striscioni, noi vogliamo vincere, io oltre a volere, noi, secondo me, dobbiamo vincere, è una cosa obbligatoria, secondo me.